una mossa molto interessante di Matteo Salvini, perché ieri Salvini ha detto tolto Conte, poi noi riparliamo, quindi non ha più detto elezioni, eccetera. Eccolo qui, lo sta mostrando opportunamente la regia. Quindi, insomma, è un'apertura, una correzione, però, insomma, qualcosa di diverso, di dissonante rispetto alla sua stessa posizione è emersa ieri. Questa è una prima osservazione e le prego poi di considerarla. La domanda però è anche il Partito Democratico, perché per adesso i numeri non ci sono senza Renzi. Al di là della qualità del gruppo parlamentare, di cui poi magari parliamo dopo, ma questi numeri, questi 155 a questo punto, perché si è aggiunto Luigi Vitali senza i senatori a vita, che però appunto non possono essere considerati e portati al Quirinale come maggioranza, per il PD è accettabile che siano essenziali i voti di Italia Viva e non aggiuntivi? O vi sareste aspettati qualcosa di più da Conte, dalle trattative di Conte in Parlamento? Beh, innanzitutto le faccio i complimenti per l'utilizzo dei termini della crisi di governo, perché tra essenziali e aggiuntivi passa uno scenario politico, sì. Quindi sono in queste ore si surfa sulla 3. Terminologia più delicata. Però quindi, questa... noi non facciamo un discorso molto serio. No, ma apprezzo e le faccio i complimenti, perché è un'affermazione molto, molto corretta. No, noi crediamo che la maggioranza che si formerà, che speriamo si formi, tra progressisti, forze centriste, liberali, europeisti, come si dice, in queste ore abbia numeri molto più larghi, e quindi non selezioniamo, cioè non ci muoviamo nell'arco solo dei numeri che ha avuto il presidente Conte con la maggioranza alla scorsa votazione sulla fiducia al Senato. Sarebbe, per quello che bisogna fare, per le emergenze che abbiamo, per il Covid, per il recovery, fermarsi a 157-158 non è sufficiente. Quindi ne abbiamo fatto un punto di onestà dall'inizio, ma noi non volevamo la crisi, perché se si ricorda abbiamo lavorato fino all'ultimo secondo proprio per tenere questa coalizione, per allargarla. Quindi in casa del PD proprio accuse di tentazioni no, appunto, ma allora dove li prendete? Venire. Però senza Forza dove Italia li prendete? Non ci sono. Perché Forza Italia per il momento sì, è arrivato anche il senatore Vitali, si è aggiunto a Maria Rosaria Rossi, no? A Causin, è il numero 11, il numero 11 calcisticamente, di questo gruppo, la famosa esatto. Metà. A questo punto si può giocare la partita. Ma da dove arrivano questi? Guardi, chi li deve cercare? Chi li sta cercando? Sì. Conte ancora? Tutto quello che succede sotto la guida saggia e che noi tutti apprezziamo del Presidente della Repubblica Mattarella. Quindi le forze politiche oggi andranno al Quirinale, da oggi andranno al Quirinale e diranno quelle che sono le loro ipotesi. In base a quello si costruirà il perimetro di una maggioranza possibile. Io non ne vedo un'alternativa a un Conte Premier che escludo ovviamente le forze della destra, su cui c'è l'indissolubile contrarietà del PD, ma questo credo che sia il tentativo che si farà. Bisogna procedere per gradi, con chiarezza e con nettezza. Quello e se che Renzi si chiede è dire davvero come abbiamo fatto noi. Però si rimette tutto nelle mani di Renzi al momento, no? Dal vostro punto di vista, che era quello che il PD non si augurava. Allo Stato è così, il veto essenziale, diciamo così, veto o non veto, è nelle mani di Renzi. Ma Zingaretti ieri ha usato la parola affidabilità, perché noi abbiamo sempre detto che il ritiro delle ministre, il ritiro dalla maggioranza è stato un grave errore. Ora se si volesse costruire di nuovo questo perimetro di coalizione, la parola affidabilità, che significa avere posizioni chiare e nette, sottoscrivere programmi di governo che abbiano lunga gittata, deve essere chiara. Quindi
A noi ci si può imputare di tutto al PD, anzi ci accusano di essere il partito della responsabilità, sempre quelli portatori e donatori di sangue per la coalizione. Io onestamente questa accusa non la ritengo un'offesa, perché vista la situazione del paese, dell'economia e di quello che c'è da fare, di fronte a tutto ciò l'interesse nazionale viene prima dell'interesse di parte. Insomma, non si fa tanto, non si può